Premi Flaiano 2017. Davide Cavuti premiato per la regia del film Per un'avventura romantica. Agenpress tra i premi per la sezione letteratura, il premio internazionale Flaiano è andato all'avvocato e scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il vincitore del concorso Premio Flaiano Opera Prima 2017 è stato lo scrittore e giornalista Mariano Sabatini per L'inganno dell'ippocastano Salani. Premio Flaiano L'Abruzzo al regista Pierluigi Di Lallo, con la consegna della targa avvenuta all'EA e Flo Palace sabato 8 luglio. Ad impreziosire la serata conclusiva di premiazione la voce di Gio Di Tonno che ha incantato il pubblico con il brano Bella e successivamente con Se da un tema di Ennio Morricone dal film Nuovo Cinema Paradiso film del 1988 di Giuseppe Tornatore. Presentato in anteprima al 73 Grado Festival del Cinema di Venezia, al 38 Grado Festival del Cinema Latinoamericano a La Habana e alla Casa del Cinema di Roma, il film documentario su Alessandro Cicognini ha riscosso notevoli apprezzamenti dovunque sia stato proiettato, un importante documento che ricostruisce la vita del compositore abruzzese attraverso parti filmiche girate in varie location abruzzesi, Francavilla al Mare, Pescara, Spoltore, Nocciano, e del Lazio, Roma, Subbiaco, alla parte filmica si aggiungono le testimonianze di chi lo ha conosciuto e alcuni spezzoni di film che hanno fatto la storia della cinematografia italiana ed internazionale, diretti dai più grandi registi della sua epoca quali Vittorio De Sica, Alessandro Blassetti, Mario Camerini. Prodotto a Mute Art Film e dalla Fondazione Pescara Abruzzo, il film documentario ha avuto il sostegno del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, RaiTeche, Mediaset, Cineteca Nazionale di Roma e del Centro Ricerche e Studi Nazionale Alessandro Cicognini. Nel cast figurano altri attori molto noti al grande pubblico quali Edoardo Siravo nel ruolo di Alessandro Cicognini. Michele Placido, interpreta Vittorio De Sica, Lino Guanciale, interpreta un amico giornalista, Pino Amendola, interpreta i panni del noto produttore Peppino Amato, Deborah Caprioglio, interpreta l'ultima compagna di Cicognini. Arricchiscono il progetto cinematografico le interviste con popolari conoscitori di Alessandro Cicognini come il regista Pasquale Squitieri, la cantante Antonella Ruggero, il musicista jazz e compositore Lino Patruno, i compositori cinematografici Stelvio Cipriani, autore di Anonimo Veneziano, e Umberto Scipione, autore di Benvenuti al Sud, e i compianti Giorgio Albertazzi e Manuel De Sica, a cui il regista Cavuti ha dedicato il film.